17 anni, cammina nel pieno centro di Asti, un uomo, 45 mi pare, non ce la pare, avvicina, no scusa, l'uomo, l'età non è precisata, lei si chiama Luana Palmisano, una cosa così, dopo metterò, comunque sei il nome quindi si può dire. Un uomo avvicina la ragazza, questa la figlia di 17 anni, la infastidisce, alla correre della madre l'uomo trae una pistola e spara le gambe. Certamente è un episodio un po' crudele, però insomma va data la notizia, perché la notizia è un po' anche particolare nelle sue forme, nelle sue evolversi, insomma, quindi caccia all'uomo, ipotizzo potrebbe essere un conoscente di questa donna. Adesso io non mi avventuro in qualsiasi ipotesi investigativa, perché questo è compito degli inquirenti e non certo di un semplice osservatore che non ha nemmeno il tesserino di giornalista. Mi onoro quelli che dicono che io ho il tesserino, ma non ho nessun tipo di tesserino, magari se l'avessi. La seconda cosa, vabbè, volevo fare semplicemente un flash. Un presidente del consiglio si giudica sui risultati che porta, non su quello che dice. L'Africa, miglioriamo l'Africa, non avrebbe... Sì, c'è l'Eni in Africa, quindi l'atteggiamento predatorio nei confronti dell'Africa c'è già, non c'è bisogno che lo dici te, che dici che neghi l'evidenza. Quindi voglio dire, non ha, oltre alle belle parole, caccia i trafficanti di esseri umani, insomma, se parliamo del male nel mondo, bazzeccole, voglio dire, ci sono... Ha fatto dei discorsi generici, moralistici alle Nazioni Unite, ma non ha raccolto nulla dal punto di vista politico. Questo è il punto, non ha raccolto risultati dal punto di vista politico, nessun tipo di risultato, salvo mangiare la pizza per evitare Biden.